Presentazione ufficiale nella sala Nottolini del Grand Hotel Guinigi per il nuovo coach del basket Jesam Lemura, Francesco Iurlaro. Accanto a lui patron Rodolfo Cavallo, il riconfermato vice allenatore Michele Staccini e la neocapitana Ashley Ravelli, unica del roster dello scorso anno a decidere di rimanere a Lucca. Uno staff tecnico che conferma la linea green adottata per questa stagione dalla dirigenza, che vuol puntare molto all'inserimento di elementi giovani da valorizzare. Per questo la scelta è ricaduta su un tecnico con ampia esperienza in questo settore. Iurlaro, infatti, tra gli altri incarichi, ha ricoperto anche quello di allenatore della nazionale Under 18. Io, insomma, ho sempre guardato negli anni con grande ammirazione questa società, perché è partita dal basso e poi ha raggiunto degli obiettivi importanti. Da parte mia, appunto, c'è quella di ripartire, di costruire qualcosa di solido e soprattutto con le giovani, cercare appunto di avere una panchina di talento, ma allo stesso tempo che appunto può costruire qualcosa anche nel tempo. Non una stagione a ribasso, ha tenuto a sottolineare il presidente Rodolfo Cavallo, ma un diverso approccio al campionato, mirato a fare di Lucca sempre di più un punto di riferimento nazionale per il reperimento di giovani talenti. Sì, è stata una scelta strategica quella di puntare su profili promettenti, giovanili, e di scegliere un coach che abbia le caratteristiche di farle progredire, di farle migliorare. È una scelta non per abbassare il livello della squadra, ma di migliorarlo e di renderlo stabile in prospettiva. Soprattutto per dare un nuovo entusiasmo, soprattutto dare un contributo al movimento nel suo complesso, che ha bisogno che profili nuovi vengano alla ribalta e abbiano l'occasione di giocare nella massima divisione per poi anche contribuire al movimento nazionale.